Quando gira il mulino a vento? La stessa frase più o meno con la quale ci siamo lasciati nel precedente episodio di Mario più Rabbids. Sparks of Hope, bentornate mie ombre, naturalmente. Questa sarà l'ultima missione principale di Proxima Arsuria? Ipotizzo di sì, perché in genere quando si arriva all'edificio principale con lo scutiferio, poi una volta debellato questo scutiferio qui, partono le secondarie, si libera la zona, probabilmente andrà via anche tutta questa tempesta, ed ecco che arrivano poi le altre missioni secondarie, gli Spark da salvare e quant'altro, ma bando alle ciance, scopriamolo insieme. Andiamo. Ultimamente abbiamo fatto pochi livelli, poche battaglie e tanti puzzle ambientali. Evidentemente questo mondo, sì, funziona così. Ah, ok. Proteggi i meccanismi per la rotazione. Oh. Ok, quindi è una cosa difensiva, tipo un tower defense. Carino. Elettricità, va bene. Veleno. Elettricità e veleno. Poi non so se con le nuove ondate cambierà qualcosa e ci saranno altri nemici. In quel caso lì sarebbe tosta. Vabbè, intanto sistemiamo la squadra per questa prima ondata. Poi scopriremo insieme quali saranno le prossime. Allora, il team è sempre il solito, quindi Peach, Luigi, Rabbit Mario. Per quanto riguarda gli Spark, ho messo ovviamente quelli velenosi, uno di quelli elettrici, perché comunque quei nemici lì, deboli all'elettricità, non sono così forti da richiedere due attacchi elettrici. Secondo me ci possiamo risparmiare uno slot. E poi voglio provare questo. E l'ho messo su Rabbit Mario perché gli aumenta la vita massima del 35% e poi fa anche queste onde strane. Proviamo, ragazzi. Come sempre. Bene. Avevo anche pensato di cambiare Peach in favore di qualcos'altro, di qualcun altro, ma essendoci dei corridoi letteralmente così, lunghi, dritti, potrebbe Peach colpire più persone. Persone, tra virgolette. Decisamente sì. Soltanto che qui con lei non ho l'attacco. Non ho l'attacco velenoso che ho però con lui. Allora, io direi che come prima mossa possiamo fare questa cosa qui. Qui possiamo colpire entrambi. Sono deboli al veleno loro, quindi let's go. Loro si muovono? No, sono quelli che però attirano. Vai. Devo stare attento. Sono molto molto bastardi. Hanno il veleno applicato. Non so, non so se può bastare. Cioè se poi all'inizio del prossimo turno crepano. O se invece hanno un altro comunque turno prima di... non ne ho idea. Però possiamo provare a fare una cosa. E oh, causa danni in un'area molto ampia. Ah, non lo sapevo. Non ne avevo idea. Va bene. Allora facciamo così. Dai, gli rimane sempre veramente pochissima vita. Mi fa imbestialire sta cosa. Toh. No, attacca. Ah, ok. Giusto. Bene. Poi qua non abbiamo ancora nessuno. Di qua invece direi di sì. E di là per il momento nessuno. Quindi se io colpisco quell'affare lì, fa danni
In un'ampia area, che significa? Ampia quanto? Me lo segno oppure no? What? Non riesco a capire. Ah, volevo provare. Solo che adesso... Vabbè, evochiamolo, va. Volevo provare... Diciamo che è una sorta di mossa finale, tra virgolette. Quindi magari evitiamo di usare le altre per il momento. Le useremo quando ce ne sarà più bisogno. Allora, queste qui hanno l'effetto bagnato, giusto? Sì. Ok, si preparano le nuove ondate. Oh. Vabbè. Quasi 2k di danni glieli abbiamo fatti. Allora, lei è avvelenata, non ho capito perché. È stata colpita. Fa niente. Ah, ok, perfetto. Lui ci arriva di là. Ottimo. Allora spingiamo Peach, ovviamente. E dai. Ti è. Andiamo giù. Però non so quanto in là riesco ad arrivare. Probabilmente non abbastanza per poter colpire il nemico, i nemici. Infatti no. Posso colpire quello? Non so neanche se mi conviene. Avevo appena detto che vorrei evitarlo per il momento. Ok. Allora, tu sei debole quindi all'elettricità? Sì, vero? Ok. Pensavo servissero di più gli attacchi velenosi, ma mi sa che più o meno sono in quantità paragonabili. Paragonabile. Sì, lo faccio. Solo per uno. Però ci sono 8 ondate, quindi... Sprecare adesso, secondo me, tutti questi attacchi super mega gigapotenti non è il massimo. Decisamente non lo è. Poi posso andare anche un po' di qua. E potrei provare l'attacco, quello lì nuovo. Perché no? Questo. Questo però ci attacca. Sì, ok, proviamo questo. Dovrebbe spostarlo, quindi. Ok, non male. Questo però ci arriva. Brutta storia. E non colpisco nemmeno l'altro. Non so cosa mi conviene fare, sinceramente. Forse... sì. Mi conveniva utilizzare lo scudo prima di buttarlo di là. Pensavo ci arrivasse, onestamente. Senza essere colpito. Però se io faccio così... Potrebbe funzionare, vediamo. Per un danno siamo riparati. Vediamo. Ah, stavo già esultando, pensavo di togliesse tipo... Ah. Credevo che quando c'era il triangolino giallo, quindi il punto esclamativo, significava che lui mi avrebbe colpito. Invece no, a quanto pare. Oh, vabbè, come non detto. Allora, questa la teniamo qua. Questa. Peach la teniamo qua, perché da là poi spawnerà qualcuno. E lui... 8000 punti vita, ragazzi. È una macchina da guerra perfetta. Ok, allora. Loro qua cosa sono deboli? Vediamo. Elettricità? Vabbè. Ah no, neutrale. Evento. Ok, è il 108 classico. Vento.
Allora. Di là per il momento non mi preoccupo troppo. Andiamo di qua. Potrei fare così. No, ma non ci arriva. Ah, non ci arriva comunque. Ok. Mi tocca farlo. Sia per colpire, sia per evitare i danni a Rabbit Mario. Che devo fare? Ho fatto male i conti. Allora, qui quello subisce zero, anche se esplode il barile. Ok, cioè così non esplode, non capisco. Sì, sì, così esplode. Vai. Boom. Quello è rimasto in vita, ma già lo sapevo. E non posso fare altro, purtroppo. Vabbè. Qui abbiamo gli scudi, quindi siamo abbastanza coperti, direi. Luigi non credo ci arrivi laggiù. No, è troppo pure per lui. Allora, che abbiamo? Uno di là. Questi dopo. Tu sei debole a cosa? Vento. Non ho attacchi ventosi. Vabbè, tutto non potevo coprire, eh. O meglio, se rinunciavo alle vocazioni, forse sì. Però non volevo rinunciare alle vocazioni. Semplice. Perché non lo seleziona? Ha qualche abilità? Per cui non può essere bersagliato? Ah, mi sa di sì, eh. Ok. Allora facciamo così. Torno dove ero prima, almeno ho un minimo di barriera. E a questo punto andrei così. Ah, oddio, non solo B. Sì. Lo piglio, lo piglio. Perfetto. Eh sì, aveva qualche tipo di protezione. Che poi qui, volendo, potrei anche fare così. Ma la domanda è... se entra in azione lo scudo e quindi non mi fa danni, l'abilità funziona lo stesso? Sì. Perfetto. Solo che l'ho tirato ancora più indietro. Vabbè. Oh, cavolo. Ha colpito, eh? Va bene. Va bene. Cioè, oddio, va bene. Mediamente bene, diciamo. Allora, dobbiamo assolutamente portare la gente di là, perché qui ormai non è più sostenibile. Lui, momentaneamente, lo lascerei lì. Tu vai più in qua possibile, ma anche se... pure in questo caso non arriveremo da grosse parti, purtroppo. Magari almeno quello. Ok. Attiviamolo, così dovrei riuscire a sconfiggerlo con un attacco. Perfetto. Fuori uno. Quei due sono laggiù, non ci posso arrivare. Ce n'è altri che non sto vedendo. No, lui ok. È troppo lontano ancora, non ci attaccherà. Aspettiamo che si avvicini. No, perfetto, quei due laggiù. Meraviglioso. Potrei ovviamente saltare giù, però poi non mi posso più muovere, quindi Luigi magari rischierebbe un po', ma bisogna rischiare nella vita, dai. Zero. Dovrei proprio stare qui nel mezzo. Oppure saltare di qua, però qui poi dopo mi colpiscono per forza. C'è anche questo barile ventoso. Yeah.
Forse mi conviene colpire quello. Almeno ne piglio due. Sto guardando dove è meglio mettersi. Non ci arriva bene da nessuna parte se non da qui. Ok, va bene qui. Vai. Perché no? Oh, recupero dello Spark azzerato, grande. E infine lui, dove lo portiamo? Dov'è che sono i prossimi nemici? Uno è quello, ma non è un problema. Uno di qua ci pensa Luigi. Dov'è il portale? L'ho perso. Di qua, immagino. Ah no, forse ancora non è spawnato. Ok. Non so se mi conviene andare qua giù. Vabbè, sconfiggiamolo, dai. Tiè. Tanto non devo fare nient'altro, quindi va bene. Ok. Può sembrare inutile Rabbit Mario qui perché si deve muovere tanto avanti, indietro, magari c'erano delle opzioni migliori. Però comunque ha un ampio raggio di movimento, quindi riesce abbastanza bene a ricoprire più zone. Tu sei a portata, vero? Grazie. No, la solita buffonata. Allora, faccio così. Divertiti. Bene. Poi, ci arriva la piattaforma senza usare quella lì? Sì. Ok, meraviglioso. Oh, lì abbiamo quello, perfetto. Di qua un altro. Direi di saltare qua nel mezzo, sicuro. Abbiamo dei barili ancora, delle cose da attivare. Quindi non ho nemici adesso attivi al momento. Non ho nemici attivi. Quindi non posso attaccare nulla, in sostanza. Esatto. Va bene. Allora, come ci organizziamo? Portiamo indietro lui. Tanto qua non ci sono nemici. Forse non dovevo saltare. Vabbè. Evochiamo questo. Ci prepariamo, diciamo. Oh, recupero l'azzerato. Ottimo. Non abbiamo ancora lo scudo, ma non ci serve granché per il momento. Ok, giusto per dargli la barriera, eh? Va bene. Andiamo. C'è anche un'abilità di Luigi che permette di fare più danni se sei sopra. Qui poteva servire. Ma tutto può servire, quindi. È relativo, si fa pur parler. Un po' sprecatuccio là, eh? Ma che devo fare? Bravo. Lo sapevo, ma non avevo mai provato con questo, con questa evocazione, solamente con l'altra, quindi ho detto proviamo, nel dubbio. Mancano ancora tre turni. Lì non abbiamo nessuno. Di qua, sì. Lui è debole all'elettricità, quindi possiamo fare un bel attacco elettrico. Oh yeah. Ci arrivi qui, giusto? Sì. Più è lontano e meno danni fa, o il contrario. Mi dimentico sempre. Settantatré, sessanta.
Uguale. Allora sto qui, ovviamente. Yeah. Chiaramente non va KO. Ah beh. Si è avvicinato molto pericolosamente però. Se quello attacca uno di questi cose qui, non so, credo valga sempre un danno. O se fa più danno. Non credo. Vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, su. Ok. Potrei usare questo. Direi che forse è il caso. Spero non rimbalzi lì. No, facciamo così. No. Giù. Sì, vabbè. Non molta differenza, in effetti. Allora, possiamo... Non mi preoccuperei degli altri per il momento perché lui è quello... Oddio, anche questo però è vicino. Ma non dovrebbe arrivare... Ah, questo è il nostro, oh mio Dio. Ho preso uno spavento. Non dovrebbe arrivarci. Esatto. Questo di qua per il momento è più urgente, quindi farei così. Boom. Quindi si sposta lui. Esatto. Oh oh. Facciamo così. Ora mi viene vicino. Quindi si allontana dalla base. Boom. Perfetto. Sì, va sempre incontro a quello che lo colpisce. Bene, non posso fare altro quindi. Ok. Pericoloso, eh? Ti è andata male in realtà. O perlomeno. Vabbè. Poteva andare peggio. Per noi. Si vede che siamo verso la fine, eh? Arrivano un sacco di bombardamenti. Sti evocatori. Direi che in queste fasi qui... Sì. Sono decisamente molto utili quelle... trappole. Però... Le abbiamo già usate un po' prima. Allora. Qui facciamo intanto una... Una cosa, una cosetta, sì. Facciamo una cosetta. Ci ho ripensato perché non ci arriva. Con la scivolata, quindi così. Così. Quello era già colpito, perfetto. Così. Dovrebbe shottarlo in teoria. Spark azzerato, grazie vitamina. Meraviglioso. Ok, bravic. Poi. Di qua abbiamo una bella carica di nemici. Di qua idem. Però mi concentrerei forse su un lato. Allora, questo va a colpire quei due lì e forse potrebbe servirmi, però non è che gli faccia moltissimi danni, a dire la verità, eh? Quasi quasi scendo. Bravo, bravo. Quello là non lo riusciremo mai a colpire, immagino. Esatto. Oddio. Quasi però, peccato. Se potevo andare leggermente più in là... Ce l'avrei fatta.
Non riesco ad arrivare con lui di laggiù. Sì. Vabbè, sì. Sì, in effetti ci devo comunque andare. No, non ci arriva. Vabbè. Vabbè. Allora facciamo così. Prima mossa. Allora. Vento, vabbè, acqua, chi se ne frega. Volevo andare esattamente all'opposto di qua. Qua. Neutrale vento, ok. Niente. Riusciamo a colpirli entrambi? Sempre le angolazioni più brutte, trovo. È incredibile. Ah, lì però colpiamo anche quello. Che in realtà non è una cosa brutta. Dai, ma perché non riesce a colpirlo? Oppure facciamo così. Preferisco tenermi quell'attacco lì. Anche se, boh, qua magari non spawna più alcun nemico, in realtà. Vabbè. Sono il migliore. Bene. Meglio di così non potevo fare qua. O forse sì, ma hey, questo è uscito. Salto team. Quasi quasi lo sfrutto per la scivolata. Che non risolve tutti i nostri problemi, ma se non altro un po' più di danni li abbiamo fatti. Ora, lui laggiù non è un grossissimo... Ah, no, però lui evoca. Sapete che quasi quasi... converrebbe andare via da qui. Con Luigi. Perché... qua è già sufficientemente protetto con... Rabbit Mario. Mentre invece qua abbiamo dei tipetti abbastanza calienti. Lui è più vicino rispetto a quello di là, mi pare. Ok. Di là spawneranno altri nemici. Di qua per il momento no. Potrei usare questo? Sì. Potrei attaccarlo così? Sì. Userò questo. Magari gli altri poi si avvicineranno. Non capisco se riesce a colpire anche quello lì dietro la barriera oppure no. Proviamo. Poca roba. Non direttamente. Vabbè. Mamma mia, sti livelli sono... tosti. Cioè, bisogna pensare bene. Perfetto. In realtà volevo evitare di... far rompere... le basi, eh. Ah, che poi quella... aspetta, quella era la barriera, quindi non la base. Ah, ok. Ma loro arrivano da lontanissimo, quelli lì. Bastardi. Non ho tenuto conto di questa cosa. Forza, dai. Credo che questa sia l'ultima. Ah, no, 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 ok, era uno di quelli che dovevo proteggere, non era una barriera. Con la giù, ma letteralmente dov'è? Ma letteralmente colpito da lontanissimo e io non ci avevo pensato, sinceramente, pensavo dovesse comunque avvicinarsi un po' di più. E invece, mi ha fregato. Quindi di qua... non mi preoccuperei troppo al momento, anche se poi chiaramente quelli si sposteranno, Però... intanto portiamo lui. Ah!
Diamogli una bella barriera. Debole al veleno, sempre lui. Allora, qui... attacco elettrico o evocazione? Ah no, l'evocazione no, perché c'è già. C'è già. Facciamo così, nel dubbio. Ok, così siamo protetti. Così. Ah no, volevo colpire quello. Vabbè. Quello è abbastanza indietro. C'è un cenciotto laggiù, ma non è un grossissimo problema. Forse. Questo ci ha colpito. E quella laggiù che non avevo ancora colpito. Colpisce quello lì, ma non questo. Boh. È indifferente in realtà. Forse... bah. Il cenciotto lasciamolo lì. Per ora. È rimasto Rabbit Mario. Dove lo mandiamo? Quella è rotta, già. O lo porto di là. Va bene. Troppo distante per poterli colpire. E non posso spostarmi in altro modo. Quindi a questo punto direi di andare su di lui. Nah, non mi sono mosso granché bene, sinceramente, ma... ehi! Ormai! Vediamo cosa combinano loro adesso. Perché ho paura che qualcuno riuscirà a colpire la base. Che poi, tra l'altro, c'è sfiga. Ma hanno colpito sempre la stessa base. Questi arrivano da lontanissimo, cioè come fai a proteggerti? Impossible. Voglio capire se adesso è finito o cosa. Perché se è finito non aveva nemmeno senso sprecare tempo a cercare di capire come muoversi, infatti. Vabbè. Ok, è andata. Cristallo di energia allo scutiferio purificato ottenuto. Bene. Rabbit Mario, ragazzi, con quasi 9k di vita, fa paura, eh. Cioè, ha sempre fatto paura. Adesso ancora di più. No, quello Spark mi piace un sacco. Su di lui è qualcosa di incredibile. In più ce n'è un altro di Spark che gli permette di recuperare vita, quindi diventa tipo immortale, secondo me. Metteteci anche gli scudi di Peach. Devastante. Pippo, eroi, siete sopravvissuti al mulino a vento. L'intensità della tempesta mi preoccupava, credevo che foste in guai seri. Preoccupava? Ginny, a me pare che il tuo fosse autentico panico. E non vorrei sbagliarmi, ma credo che il tuo spettro emotivo si stia espandendo, vero? Non direi. E comunque non è il momento di pensare a me. Dobbiamo metterci in contatto con... Carissimi, siete riusciti a riparare la mia macchina del vento? Vi sono così grata. Ho un'idea. Vi aspetto alla mia officina per festeggiare. Ho preparato spuma nera e tramezzini di formaggio al formaggio piccante. Spuma nera. Okay. Sono Ma, saluti. Bipo, non hai avuto la sensazione che fosse un po' strana?
Mi pare evidente che di fronte alla mia luminosa leadership e alle mie innegabili abilità anche l'umore di Ma sia cambiato. Ma in effetti qualcosa non torna. Tramezzini al formaggio piccante con questo caldo, strana scelta. Edge è sempre misteriosa. Ok. La ricompensa di Ma. Torna all'officina di Ma. Ma. Nuove missioni sbloccate. Come di consueto. Nient'altro. Ok. L'officina di Ma che è qua. Allora, mi dice che devo entrare. No, è qui letteralmente. Quindi qua. E poi credo che chiuderemo l'episodio. Cioè, anche oggi un livello abbiamo fatto. È incredibilmente lungo. O forse ci ho messo molto io, ma... Qui, giusto? Esci. Sapete che non mi ricordo? No, in realtà non ci siamo. Ci siamo mai stati alla sua officina? Vediamo. In questo momento non ho memoria. Ok. Quindi comunque devo cambiare piano. Sì, beh. Ah, sì, giusto, è vero. È da dove abbiamo iniziato, letteralmente. Giusto, giusto, giusto. Pardon. Dove abbiamo trovato anche il collezionabile. Lì c'era l'officina. Bene. Officina un po' scassata, ma... Oh, wow. Meglio. Daphne. Ma era Ma travestita? Ah no, ok, lei è veramente Ma. Perfetto. Vera Ma in ostaggio. Ve l'avevo detto che sembrava strana. Daphne. Maledetta. Vacci piano. Edge, ti consiglio di restare lucida e di pianificare bene ogni mossa. Vuoi andartene? Hai intenzione di fuggire di nuovo e tanti saluti. A tutti gli altri. A partire da Ma? Allora? Vuoi provare a salvarla? Falliresti, è chiaro. E la tua caccia a corsa si concluderebbe. Con ripercussioni su tutta la galassia. Ti tratterò con i guanti. Ma è anche vero che non riusciresti comunque a fermare corsa. Io almeno posso garantirti un trattamento onorevole nella sconfitta. Allora? Allora, la tua scelta? Salviamo Ma. Al riparo. Daphne è letale dalla lunga distanza. Se attaccassimo a testa bassa finirebbe malissimo. Ma quindi niente spuma nera? È arrivato. Direi che ci fermiamo qua. E nel prossimo episodio sfida a Daphne. Beh, quindi tecnicamente no. Non abbiamo finito le missioni principali. Abbiamo ottenuto il cristallo. Però c'è un piccolo problema.